Primi giorni di saldi, molti commercianti, anzi non tutti in realtà, hanno lamentato qualche problema, ci hanno detto che secondo loro è sbagliato il periodo, hanno lamentato un po' poco movimento anche da parte dei clienti. Quali sono secondo voi i problemi che possono esserci? Ma partiamo da un presupposto: è ormai da anni che non si vede più la folla, la corsa ai saldi. Gli operatori erano abbastanza fiduciosi perché quest'anno si è ripartiti, sono i primi veri saldi senza restrizioni, è finito anche lo smart working, quindi comunque c'è una propensione maggiore al consumo, però i primi giorni non rispecchiano queste aspettative, però speriamo ancora di recuperare, ancora diciamo sono partiti solo da pochi giorni, noi faremo un presondaggio dopo la prima settimana per capire un po' la tendenza. Sul periodo è un problema vecchio che noi abbiamo affrontato anche a livello nazionale e sì, il periodo è sbagliato soprattutto per noi al sud, ma anche nei saldi invernali. C'è chi addebita questa mancanza di clientela un po' agli acquisti su internet, c'è chi alla pandemia, probabilmente sono un po' tutti questi problemi insieme. Sì, ha detto bene, è un mix di problemi che può diventare un mix esplosivo come anche in altri settori. Sicuramente l'online rimane il problema numero uno, l'aumento dei prezzi che si sta avendo in tutti i settori sta facendo diminuire il potere d'acquisto delle famiglie e quindi per ricaduta i fatturati delle attività commerciali. È tutto un sistema che sta cambiando e che piano piano anche il commerciante si deve adeguare un po' ai tempi. Noi da anni che cerchiamo di invogliarli, di spingere anche il piccolo ad andare sull'online. In percentuale quanti sono più o meno i negozianti che hanno completato questa transizione verso l'e-commerce? Parliamo intorno al 30%, una percentuale molto bassa.